Buongiorno, con la grazia di Dio siamo giunti anche a fine di questa settimana, oggi sabato 14 novembre. Tempo di sconfitta. Ed è scritto in Giovanni capitolo 6, versetto 67. Perciò Gesù disse ai dodici: Non volete andarvene anche voi? Domanda penetrante, sicuramente. Le parole del Signore colpiscono il segno, specialmente quando il suo modo di esprimersi è semplice e diretto. Sappiamo che è Gesù, eppure gli domanda: Non ve ne volete andare anche voi? Nei nostri rapporti con lui dobbiamo essere pronti a tutto. Da allora molti dei suoi discepoli si ritrassero indietro e non andavano più con lui. Non lo seguirono più e tornarono indietro, non perché erano ricaduti nel peccato, ma perché si erano dichiarati vinti. Molte delle persone che si dedicano al servizio di Gesù Cristo o di cui altri si servono per il servizio del Signore non camminano però con lui. Ma l'unica cosa che il Signore vuole con grande fermezza è la nostra unione con Gesù Cristo. Mantenere questa unione, la santificazione, deve essere seguita dalla disciplina della vita spirituale. Quando Dio ti dà una chiara e pregnante visione di quello che vuole da te, non cercare di mantenere viva questa relazione con Gesù Cristo per mezzo di qualche tuo metodo speciale, ma segui un tenore di vita semplice e normale, in assoluta dipendenza da Lui. Non cercare mai di vivere la vita con Dio seguendo una strada che non sia la sua, che non sia cioè quella della completa dedizione a Lui. La certezza di sapere che io non so, ecco il segreto della dedizione, il segreto per camminare con Gesù. Pietro aveva riconosciuto in Gesù solo colui che era venuto per salvare lui e il mondo, ma al Signore questo riconoscimento non basta. Egli ci chiede pure di portare con lui il suo giogo. Nel versetto 70, sempre di questo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, vediamo che Gesù risponde al grande bisogno di Pietro. Nessun altro avrebbe potuto rispondergli. Che il Signore ti benedica, che davvero possiamo abbandonarci completamente all'unico nostro grande Salvatore.